Una squadra tutta made in Brescia che si è fatta strada con le sue proprie forze e con le stesse convinta di potersi ritagliare un posto dignitoso nella nuova serie. Il campo che ospiterà l'Atlantide Pallavolo Brescia sarà quello del San Filippo e dopo alcune amichevoli e un duro allenamento iniziale vedremo la squadra in azione a partire dal 18 ottobre in casa contro il Reggio Emilia. Alla presentazione della squadra hanno partecipato il vicepresidente Gian Lorenzo Bonisoli, il capitano Paolo Crosatti, il direttore sportivo Sergio Aquino, Carmine Pasquariello, presidente dell'associazione Un Servizio per l'Atlantide e il coach Roberto Zambonardi, che ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Le novità sicuramente che dopo anni di Serie B, o meglio una scalata dalla Serie D fino alla B1, adesso abbiamo aggiunto l'ultimo passaggio che è quello, fino ad ora almeno, che è passaggio in Serie A2, una Serie A che mancava da Brescia da 18 anni. E siamo orgogliosi di rappresentare la città, sicuramente ci aspetta una stagione molto difficile perché affrontiamo un campionato per noi nuovo e con qualità molto alta e su tutti, squadre come Vibo Valencia, Cantù, Corigliano, squadre molto attrezzate. E noi cercheremo sicuramente di fare la nostra parte e certamente daremo del filo a torcere a tutto perché abbiamo mantenuto l'organico dello scorso anno portando in prima squadra altri giovani e con l'aiuto di Mattia Fondrieschi, e sicuramente sarà un gruppo formato da giocatori che dalle qualità morali molto alte e tecniche che si faranno rispettare sicuramente. Nella nostra squadra sono su 13 giocatori, 9 sono di Brescia, ragazzi dalla gran voglia, gran passione, oltretutto l'abbonamento si potranno fare dai primi di settembre, sono a prezzi veramente modici, basti pensare che un abbonamento per l'intera stagione costa 40 euro, dove si può vedere delle bellissime partite in un ambiente molto sereno, per cui vi aspettiamo tanti e appassionati e caldi per tifare sempre Forza Brescia. I nuovi arrivati nella rosa sono Mattia Fondrieschi dal Remedello, Cruz Nandi, Emanuele Sorlini e Massimo Zanardini dalle giovanili dell'Atlantide. Davide Pellizzon andrà in prestito al Costa Volpino. La campagna abbonamenti partirà dai primi giorni di settembre e Radio Bruno Brescia, radiovera.net supporterà la squadra bresciana facendo la radiocronaca delle partite in casa.